Ecco, la chiesa del Santo Volto, fatta in luogo delle vecchie officine meccaniche, è stata mantenuta della vecchia fabbrica solamente la ciminiera, ma diciamo così, nobilitata da un grande architetto come Botta, attraverso questa corona che direi che evoca in maniera molto chiara Che ha ornato la vecchia ciminiera della ecco, ma chiesa. che evoca la corona di spine di Cristo, no? Trattandosi di una chiesa. Ecco, interventi ecco, di diverso segno. Qui siamo a Ovada, forse l'unico paese della provincia di Alessandria, l'unica città della provincia di Alessandria che avesse un vuoto all'interno del centro storico, determinato da demolizioni che sono avvenute in passato, in realtà, e che ha previsto attraverso un piano particolareggiato anche lì che si sta realizzando la ricostruzione di una serie di edifici di carattere residenziale, alcuni dei quali penso che siano prossimi alla ultimazione ormai. Vabbè, la cittadella di Alessandria è una cosa che conosciamo tutti, non voglio però soffermarmi troppo su questi esempi di recupero. Ecco, tornando alla Borma, ecco, che qui vediamo, qui a differenza degli altri esempi che abbiamo visto, l'unico edificio che è stato riconosciuto degno di essere mantenuto è la Palazzina degli Uffici Liberti che si affaccia sulla passeggiata. Mentre a tutto il resto, ciminiera compresa, non è stato riconosciuto alcun pregio e quindi il piano particolareggiato ne prevede la demolizione, la totale Meno male anche, demolizione. diciamo, Sì, erano vecchi caseggiati che. probabilmente sì. Ecco, no, tornando alla convenzione che è stata fatta, ecco, bisogna ricordare che trattandosi di una vetreria, perché la Borma era una vetreria, negli anni in cui funzionava sono stati sversati sul terreno, cioè è stata sversata sul terreno una grande quantità di minerali pesanti e quindi prima di intervenire è necessario effettuare una bonifica del terreno. Direi che fa parte della bontà dell'accordo che è stato fatto, il fatto proprio che la proprietà si accolla interamente le spese della bonifica. Come sappiamo, la città di Acqui ha il problema di avere le scuole in affitto, una serie di scuole in affitto e vorrebbe non dovessi sobbarcare quest'onere, ma riunirle tutte in un unico complesso, e l'accordo prevede che in quest'area che vedete qui sulla destra venga realizzato un nuovo plesso scolastico. E quindi mi sembra che sia da sottolineare il fatto che questi sono gli edifici della Borma che verranno demoliti, che direi che va riconosciuto il fatto che non abbiano nessun pregio particolare che ne possa, come dire, pretendere il mantenimento. Ecco, ma una delle cose più importanti, che secondo me va sottolineato, è che è stato scelto da parte dell'amministrazione comunale di destinare a servizi pubblici intanto tutta la superficie prevista dall'articolo 21 della 56. Per i non addetti ai lavori intendo dire che significa che 25 metri quadrati per abitante, questo è quello che dice l'articolo 21, debbono essere destinati a servizi pubblici per abitante insediabile. E poi ancora che non meno del 50% della superficie territoriale stessa debba essere destinata a servizi. Mi sembra una cosa importante, non obbligatoria peraltro, cioè voglio dire. In altri esempi, per esempio quello che abbiamo visto prima, che tu sottolineavi, non c'è questo tipo di richiesta di servizi. Qui questo invece è stato chiesto ed è oggetto della convenzione prevista dal piano esecutivo.
Ecco, questo è l'esempio che vediamo prima, come vedete non ci sono praticamente aree per servizi, anche questi alberi che vedete sono verde privato, non sono certo verde pubblico, mentre invece nella Borma, adesso vediamo qualche esempio in più, esiste una previsione di un verde diffuso tra gli edifici che comunque sia, a me sembra importante sottolineare il fatto che possa rappresentare un primo esempio di un nuovo modello di città, che in Acqui non esiste in pratica, ma che dovrebbe essere diffuso anche in tutti i nuovi quartieri, per cui si possa parlare finalmente di edifici immersi nel verde, ecco, per usare un'espressione, se vogliamo, anche giornalistica, però che rende bene l'idea. Sì, c'è una distinzione anche, no? Cioè, ci sarà una pista ciclabile all'interno dell'area, quindi sono stati passeggiati. Praticamente è stato previsto questo tratto di strada che attualmente non esiste e che completa in qualche maniera il quadro della viabilità, anche per raggiungere più facilmente il complesso della scuola, che è questo. Ma poi all'interno dell'isolato... Che aiuterà in quest'area ad allontanare il traffico da Corso Bagni, che in questo momento, diciamo, è particolarmente intasato di traffico. Ecco, ma meriterebbe una visione più ampia, perché servirebbero strade che portino non al centro di Acqui, quelli che arrivano da fuori, ma che li portino, ma che possono anche non entrare nel centro di Acqui, di quello che arriva da Visone, che possa andare dall'Alessandria senza dover entrare. Certo, l'ideale sarebbe... In parte pensare... però, almeno in quell'area, viene un po' risolto il problema. Sì, è chiaro. Qui il modello è quello di, come dire, togliere il traffico all'interno dell'isolato. Quindi all'interno dell'isolato si accede solo per parcheggiare, ma lungo le strade, oppure nei parcheggi interrati degli edifici, o in questo caso nel parcheggio, ma sempre, diciamo, sul perimetro dell'isolato stesso, che è a servizio del centro commerciale, ma all'interno si penetra soltanto attraverso, cioè senza macchina, a piedi o in bicicletta. Questo andamento un po' così curvilineo della pista ciclabile è dovuto al fatto che esiste una differenza di quota tra la passeggiata a Piola e il corso Romita, che sta a est di circa 6 metri, per cui per evitare una pendenza eccessiva è stata data questa questo non lo sapevo, anche se ho contribuito a provarlo, questa cosa non la sapevo. Ecco, e diciamo che ovviamente per un solo isolato, se vogliamo, non ha neanche molto senso, però ci lascia immaginare un futuro di una città nella quale questo modello di isolato, in cui non si entra con la macchina, in cui si entra soltanto a piedi, in bicicletta, possa essere ampiamente diffuso in tutta la città stessa e tutte le piste, tutti i percorsi pedonali e ciclabili siano tra di loro collegati. Ovviamente per ora è soltanto un libro dei sogni e francamente non è nemmeno previsto ancora negli strumenti urbanistici, però credo che vada sottolineato il fatto che potrebbe essere un modello da prendere in considerazione per gli sviluppi futuri della città, in sostanza. A me sembra importante questo aspetto che vada sottolineato. Qui vediamo altre immagini della Borma, ecco qui una veduta assonometrica che mostra come si inserirà all'interno del tessuto edilizio della città, alcune sezioni. Qui si vede abbastanza la differenza di quota tra il corso Romiti e la passeggiata attraverso questa sezione. Il centro commerciale,